Buongiorno. Allora, Vittoria di Cagliari che ha, diciamo, risollevato la squadra dopo il passo passo con Trapani, quindi di nuovo altro sport diretto, insomma, ne arriviamo tanti. Cagliari penso che sia arrivata una vittoria, secondo me, determinante per il carattere, per la voglia di voler essere protagonisti per questo finale di campionato e anche per la consapevolezza di un gruppo che oggi ha nel gioco, ha nella gestione di alcuni momenti della gara margini di miglioramento, ma con la consapevolezza che lo Spezia ha tutte le carte in regola per poter fare questo finale di campionato e cercare di arrivare nei playoff almeno prima possibile, perché se guardiamo la classifica vinci e basta guardarti dietro che ci sono tutte le squadre lì attaccate, quindi non bisogna assolutamente neanche guardare quello che fai e cercare di fare soprattutto resettare quando c'è una vittoria e ripartire, come bisogna resettare quando c'è una sconfitta e ripartire. Allora, Nenè dispiace soprattutto per lui perché stava non bene, benissimo. Purtroppo questo Soleo, che dalla settimana scorsa, quando l'ho sostituito, che mi diceva far primissimo tempo, che aveva già questo fastidio, far primissimo tempo contro il Trapani, io dissi guarda, fai gli altri 10 minuti, vedi come va, se lo senti di più alza la mano. Infatti da lì poi avevamo recuperato all'ultimo momento a Cagliari, e meno male che magari non è entrato, perché nel riscaldamento di Cagliari è successo questa cosa qui, il risentimento, in pratica ha risentito quello che aveva prima, quindi dispiace soprattutto per lui perché stava bene ed è un giocatore importante di questa squadra qua, però sappiamo bene che lo Spezia ha tanti giocatori in rosa validi e quindi ci sarà qualche altro giocatore che ne approfitterà per mettersi in mostra per dare una mano allo Spezia. Poi per Postigo invece questa settimana qua non riusci, cioè sicuramente non è nelle previsioni di recuperarlo, perché visto che ci sono tante partite da qui alla fine è giusto non provare a recuperarlo al 100%, e qui fino a fine settimana dovrà fare delle cure specifiche e la settimana prossima lo valuteremo per capire se riusciremo magari a reinserirlo un po' alla volta in squadra. Quindi sono due giocatori che sono fuori, quindi siamo tanti, perché i giocatori sono tanti, gli unici due fuori sono Postigo e Nenè. Guarda, sinceramente devo dire che il Novara, guardandola, studiandola, vanno fatti i complimenti, perché ha un'identità di gioco come la nostra, quindi una buona identità di gioco, ha dei giocatori esperti e giovani, questo mix comunque sta funzionando, non ti puoi scoprire perché sono bravi in ripartenza, non neanche puoi cercare di stare troppo dietro perché difendono tutti gli effettivi e quindi fai fatica chiaramente a tirar fuori un po' di qualità e di velocità e di ritmo, perché se non li attacchi velocemente, se non sei bravo a dargli a fare pressione, a mettere pressione, sono anche bravi a giocare a calcio, perché un giocatore come Viola, non sto qua a presentarlo, se gli lasci spazio a un giocatore così, sono tutte giocate oltre la linea con la profondità di questi giocatori che hanno loro, che sono buoni giocatori. Quindi per me Novara è una squadra, la classica squadra italiana dove può far male a chiunque, ed è secondo me una delle più pericolose, se dovessimo raggiungere playoff insieme è una delle più pericolose da affrontare, perché non ti concede poco,
e sfrutta al massimo tutte le due, diciamo, se si può dire, gli spazi che rilasci. Quindi complimenti al Novara, complimenti a Baroni e a una squadra che secondo me ha nelle caratteristiche una squadra che può arrivare nei playoff e può giocarsi la Serie A. Questo è il mio pensiero del Novara, okay? Questo è in linea generale. Per noi l'obiettivo penso che sia quello che bisogna essere tutti quanti insieme uniti per cercare di raggiungere l'obiettivo prima possibile. Quindi quando dico tutti insieme uniti significa dai tifosi, ai giornalisti, all'ambiente, ai giocatori, società, magazzinieri, fisioterapisti, amici, conoscenti, tutti quanti uniti per spingere lo Spezia per arrivare il prima possibile a questi playoff. Questo è il nostro diktat da qui alla fine, e quella di domani è una partita dove uniti si può raggiungere qualsiasi obiettivo. Allora, voi lo sapete che io degli arbitri ne parlo sempre in una maniera positiva, perché è giusto che sia così. Io penso che quando noi facciamo esordire un giocatore giovane o magari non di livello importante, di esperienza importante, il gruppo deve aiutarlo per non far sì che si facciano degli errori importanti. E lo stesso vale per gli arbitri. Per loro sono anche dei test, secondo me, di valutazione che devono fare in una partita difficile, importante, che è domani comunque contro il Novara. E quindi se noi siamo bravi in campo a pensare solo a giocare tutte e due le squadre senza guardare quello che fa l'arbitro, e a pensare solo, cercare di ogni squadra di andare sopra l'altra per vincere la partita, io penso che l'arbitro insieme alla squadra che vincerà sarà sempre migliore in campo. È chiaro che gli episodi a volte possono fare la differenza, e quindi dobbiamo essere bravi a mettere nelle condizioni migliori l'arbitro per fare il meglio possibile, come noi dobbiamo fare il meglio possibile le situazioni tattiche in campo e tecniche soprattutto, per cercare di averla meglio sul Novara. E allora il finale di questo discorso è: pensiamo a giocare, diamo una mano anche all'arbitro sotto l'aspetto del comportamento, e sono convinto che l'arbitro risulterà vincente quando la squadra che vincerà in campo. Allora, noi stiamo lavorando per fare ulteriori passi avanti, perché settimana dopo settimana stiamo cercando di mettere dentro anche questo tipo di atteggiamento che può succedere, no? Le due punte, i tre attaccanti invece come stiamo facendo adesso, perché adesso stiamo giocando con quasi tre attaccanti, perché Catellani comunque rimane un attaccante, Calaiò un attaccante, Piccolo è un giocatore di grandissima qualità, però rimane sempre un giocatore offensivo, di poter cambiare anche in corsa e mettere, Calaiò insieme a Catellani, o Chereche adesso, che comunque potrebbe essere tornare utile per quello che riguarda, visto l'infortunio di Nenè. Questo poi, perché in squadra noi abbiamo ancora Ciurria, abbiamo Kverzic, non è che abbiamo nessuno, c'è Scitum che sta rientrando e ha grandissima voglia di voler essere protagonista anche lui. Diciamo che noi in attacco abbiamo delle soluzioni, abbiamo tante soluzioni, però sapete bene il mio pensiero di calcio. In questo momento qui l'equilibrio che abbiamo trovato, in questo momento qua, l'equilibrio significa che gli attaccanti che corrono e si sacrificano anche per i centrocampisti lo fanno per gli attaccanti, è un equilibrio che dobbiamo mantenere anche attraverso quello che sono i due attaccanti, cioè quando giocheremo 4-4-2 o 4-3-1-2. A me non è piaciuta assolutamente Trapani la seconda parte, perché quando abbiamo giocato con due attaccanti e un trequartista ci siamo piantati lì e abbiamo dato i punti di riferimento,
e abbiamo dato una mano al Trapani a vincere la partita. Questo è una cosa che non deve più accadere, perché le partite, come ben sapete anche voi che avete esperienza, più punti di riferimento hanno gli avversari e chiaramente, voglio dire, più semplice è, ma cioè, magari viene fuori, sai, devi andare sempre sulla giocata del singolo. E invece a me piace avere una squadra in movimento, una squadra che si muove, una squadra che attacca i spazi, una squadra che sta fra le linee, e per far questo bisogna muoversi. Che poi siano due attaccanti, che siano tre attaccanti, che siano solo un attaccante, non cambia niente, perché comunque i spazi vanno attaccati, e fra le linee l'ampiezza bisogna sempre mantenere, l'ampiezza fra le linee, per cercare di avere un gioco migliore. E su questo aspetto qui stiamo cercando di fare, ripeto, ulteriore passo avanti per cercare di avere soluzioni in più per quando troviamo le squadre chiuse, come può essere magari domani il Novara, e che dobbiamo essere assolutamente consapevoli che bisogna mantenere concentrazione, equilibrio di squadra, marcature preventive e giocare un po' più in fascia perché loro centralmente fai fatica a giocarci inizialmente, per poi andarci dopo fra le linee. E quanti ne abbiamo di giocatori, eh? E si gioca in 11, non è che noi siamo, sai quanti siamo in rosa noi? 28. Quindi Filipovic avrà il suo spazio quando sarà il momento, spenso, è un giocatore della primavera, non si allena con noi, quindi non parlo di Filipovic in questa cosa qua. Okereke che si allena con noi, posso parlare, perché comunque Antezza si allena con noi, Okereke si allena con noi, Crocchianti si allena con noi da un po' di tempo, abbiamo visto Crocchianti l'entrata, quando è entrata a Cagliari, cosa ha dato alla squadra, sembrava un giocatore di 35 anni, esperto, capito, che però non bisogna neanche caricarli troppo ai ragazzi, e in questo momento qui ci sono giocatori che stanno salendo di condizione di fiducia, e qualcuno che magari bisogna riportarlo in quelle condizioni là. L'importante è che tutti vadano forte, che il gruppo sia così, unito, e tutti uniti si può raggiungere qualsiasi obiettivo. È uno dei 25 che può essere, per domani. È chiaro che, come dicevo prima, no? C'è chi sta salendo sopra e chi magari deve ritornare. Vignali è uno di questi qua, un ragazzo che ha fatto un mese importante per noi, un mese e mezzo, poi un po' alla volta, come succede spesso, qualche partita non è riuscito a essere se stesso, cioè a dare il suo contributo, però si allena sempre bene, deve cercare solo di mantenere, di avere e mantenere un pochino più di concentrazione e di velocità di pensiero, ma questo fa parte dei giovani, bisogna essere bravi a supportarli, ad aiutarli sia quando giocano, ma soprattutto in questo modo qui quando non giocano, perché non devono perdere fiducia in nessun modo, perché devono lavorare, hanno modo di potersi migliorare, e questo, quando lo dico a tutti, non solo a Vignali, a tutti quanti i giovani ma anche i vecchi, la settimana, il lavoro settimanale è troppo importante, e io valuto molto anche il lavoro settimanale. I ragazzi, da quando tornano dalla partita, dal primo giorno, devono già farmi vedere come stanno e cosa vogliono, okay? Questo è fondamentale, perché il gruppo che non gioca è il gruppo che vince, che fa vincere, perché fa crescere quelli che sono davanti, perché il gruppo che non gioca, e parlo dei 14 giocatori che magari non giocano, devono essere quelli che spingono, devono spingere forte, perché se loro spingono forte, quelli davanti devono spingere forte, e quindi abbiamo quelle soluzioni che, se per caso qualcuno cala un pochino di condizione, non sta bene, squalificato, infortunato, dietro hai quello già pronto, e questo per noi è importante, avere questa competizione. La sana competizione ha sempre fatto bene a tutti, la sana competizione, e qui c'è una sana competizione nello Spezia adesso. Ah, in questo momento qui, sì, all'inizio non dicevate, nessuno parlava di questa cosa qui all'inizio, sì, ma era in zona di recessione la Juve, però era chiaro che venisse fuori, via. Cosa vince in Italia? Vince la difesa?
vince l'idea di gioco. Perché l'idea di gioco può essere il possesso palla, può essere il gioco in velocità, il gioco di ripartenza, può essere un gioco quello che tante squadre magari andranno a credere, che okay? Vince l'idea di gioco. Chiaramente la condivisione con i tuoi giocatori di quell'idea di gioco e la qualità della squadra che ha, importante, perché se tu hai qualità centrocampo e attacco non puoi giocare difensivo, non c'è niente da fare. Capisci cosa voglio dire, no? Cioè un allenatore deve essere bravo a capire la qualità che ha la squadra, le qualità che ci sono in squadra, e da lì si dice a me non mi piace il vestito, e da lì devi trovare la chiave giusta per fargli rendere al meglio. Ma questo passaggio è un passaggio fondamentale per tutti, perché se tu poi dai troppo spazio a quei singoli giocatori non va neanche bene, perché loro poi giocano per se stessi e quindi non trovi quell'equilibrio di squadra. Ecco perché dico devi trovare la chiave giusta. La chiave giusta è far correre, faccio un esempio pratico, se parliamo della Juve, Mandzukic e Dybala sono i primi attaccanti ma sono i primi difensori. Ok? Mentre all'inizio non era così. Oppure faccio un esempio, cioè, è un modo di farvi capire l'equilibrio di squadra qual è, no? Perché Mandzukic e Dybala sono due giocatori forti, Morata è un giocatore forte, però se fanno solo gli attaccanti non tornano indietro, la Juve non gioca, non vince 20 partite di seguito, non ce la fa. Ok? Questo è quello che mi piace a me della squadra, avere tante situazioni di gioco, non solo una, essere imprevedibile, avere proprio quella, quando si dice è una squadra camaleontica, perché? Perché cambia pelle in tutte le situazioni, quando trovi una squadra chiusa, quando trovi una squadra che magari è aperta, quando devi allargare il gioco, quando devi andare in profondità, quando devi stare più basso perché loro sono più bravi nel possesso palla, quindi o li attacchi forte o devi stare basso per non concedere il gioco fra le linee che ti possono sfiancare a correre lì dietro. Sono tutte quelle situazioni di gioco tattiche che l'allenatore deve essere bravo a, con la tua squadra, a farli consapevoli, a essere consapevoli, a condividere. E allora trovi che sai benissimo che ci sono momenti di gioco che devi tenere la palla, momenti di gioco devi essere più bravo ad andare in ampiezza, momenti di gioco devi andare verso la porta. Ecco, il Novara va verso la porta. Il Novara è una squadra che ha tre passaggi e verso la porta. C'è da lavorare, c'è da lavorare, ma la voglia c'è, diciamo che i ragazzi ci danno disponibilità, per questo motivo qua ci danno disponibilità in campo, e quindi il lavoro è più semplice, diventa anche più semplice, anche se poi quei particolari lì sapete benissimo che sono particolari che vanno ripetuti nel tempo. Abbiamo parlato anche di altre cose.